Disabili in guerra contro la GTT, prima nei pressi di Corso Grosseto, poi la stessa problematica alla Falchera con disagi al tram della linea 4. Atti di protesta di questi passeggeri disabili che si ritrovano con una postazione sola, non adatta a chi si muove con la carrozzina. Ce lo spiega Luigi. Io sono salito sopra e mi hanno... siccome non ci sono le cinghie, mi hanno detto di scendere. Io mi sono rifiutato di scendere. Ho detto chiama chi vuoi, chiama la centrale. Allora è venuto il responsabile della centrale e siamo stati lì. Aspettare, sono sceso per provare un altro pullman. Se no non sarei sceso. Non è stato risolto niente. Però dicono sempre sì, dobbiamo adeguarci, ma non fanno un cazzo. Non ci voleva, però gli ho detto lo stesso. Luigi, la sua carrozzina è troppo grande, quindi lei è costretto a scendere dal bus. Sono a norma di legge. Se lei legge sul pullman, c'è scritto lungo così la lunghezza 135. 10 anni che viaggio. E perché è successo un incidente che è morto quel signore là? La normativa l'hanno fatta come hanno voluto loro. Però allora a questo punto qua il pullman non ce n'è uno in regola, perché quelli che sono in piedi li devi legare, perché sennò qua la frenata che fanno, se frenano di colpo volano tutti, se batte la testa ci lasciano il pullman anche quello. Cosa chiedete adesso voi al GTT? Che dobbiamo viaggiare, noi dobbiamo poter viaggiare, uno per volta, ma dobbiamo viaggiare, facciano quello che vogliono, io non mi fermo, io non sto lottando solo per me, o per i disabili, sto lottando anche per i vecchi che non riescono a prendere il tram, che d'inverno li vedi seduti sulla panchina perché non possono prendere il tram, quegli arancioni non li può prendere nessuno, però non lo faccio per me, perché io ho da una parte o dall'altra riesco a camminare, però se cavano i vecchietti che li vedi al freddo, che fai? E il sindaco ce ne sbatte le balle. Ene Alin Costantin, tu non potrai praticamente mai prendere un mezzo pubblico. Da una settimana che mi hanno fatto l'autista, non mi ha voluto fare salire più 72, un via tanto vino, per andare a trovare i miei amici in Barriera di Milano. L'autista mi ha detto che non potevo più salire, perché la carrozzina è grande e lui non ti prende responsabilità. Quindi cosa fai? In mezzo al traffico con la carrozzina... sfidi le macchine per recarti a trovare i tuoi amici. Sì, mi metto un'ora, 2 ore per arrivare, però ogni tanto mi lascio nelle batterie e ho paura che non ci arrivo più a casa, perché non è vicino da qua alla barriera, e quindi ho bisogno di usare un mezzo pubblico. Fino a una settimana fa usavo tutti, una settimana fa volevo andare di nuovo in barriera, l'autista mi ha detto che non posso più prenderlo. Siamo disabili, però abbiamo diritto alla libertà. E quindi... Per quello siamo qua. Non possiamo stare in casa come i cani chiusi o come i gatti. Dobbiamo uscire dalla libertà come si dice.